Oggi mi sto portando nel museo archeologico di Metaponto, posto affascinante, posto stupendo, posto dove potrete riscoprire le origini della popolazione lucana. Ci sono dei reperti archeologici trovati a Bernalda, a Sant'Arcangelo, a Guardia Perticara, a Rossano di Vaglio, Lumento Nova, a Rapolla. Molti sono i reperti archeologici custoditi gelosamente qui. Questi potevano essere i tetti, praticamente, delle tavole palatine. Vestigi, Metaponto, Bernalda, alcuni risultano ricostruiti, altri invece sono proprio integri. Spettacolo, ragazzi! Museo di Metaponto, una mostra, la mostra dei numeri primi, numeri del tempo, contare, misurare e calcolare, quindi il senso dei numeri. Qui si può entrare soltanto con il passaporto di Matera 2019. Ragazzi, affascinato dal museo di Metaponto. No! Posto misterioso. Passa attraverso i portali e osserva la tua immagine moltiplicarsi infinite volte. E concludiamo il video con questa frase che dice: un matematico che non sia contemporaneamente anche un po' poeta non sarà mai un matematico complesso. Carl Weierstrass. KDV Don't Road si è fermato sulla 106 e ovviamente in Basilicata si può fare anche questo. Una bella pianta di fichi d'India e un bel turista qui che si è fermato a raccoglierle. Come facevamo noi da bambini e come fanno loro adesso. Da KDV è tutto, ciao ragazzi. Com'è? È buono. Vicino alle tavole palatine abbiamo il caseificio Esposito. Andiamo a visitare. Vediamo un po', La mozzarella di Esposito. Mi ha detto che mi posso fare un giro. Vediamo. No? Miceli, la mucca. Ma wow, che bello! Guardate che bello! Cambiamo luce. Oddio. La mozzarella è spettacolare. La ripresa un po' meno, però. Ciao belle! Ciao, non so bene. È venuta a fighi qua, Ciao! Ragazzi, se venite al caseificio Esposito potrete portare i vostri bambini a respirare l'aria. Gli antichi dicevano che portare i bambini quando hanno la pertosse nella stalla dei vitelli delle mucche vi faceva passare tutto. Ciao! Bello, questa è la più disinibita. Che c'è? Ciao! Cucciolo, vitellino, che c'è? Ti porto, vado, ti devo portare a Francesco qua. Ciao. Bene, ragazzi, da Cadi Food è tutto, da caseificio Esposito e dalle tavole palatine. Un saluto particolare al mio grandissimo amico Antonio Brigante, Cadi Food, dove la cucina e la musica popolare, la musica della nostra terra, trionfano. Questa è la Lucania, voglio.